D'Alemme si occupa principalmente di raccolta di oli vegetali esausti, ovvero l'olio comunemente utilizzato in cucina. Oltre a questo servizio, noi ci occupiamo anche di raccolta sempre di materiali di categoria 1 e 3, ovvero di origine animale, e di raccolta e non riciclo, però di materiali quali carta, cartone, plastica, e PET. In aiuto a noi vengono altre aziende secondarie che poi provvedono allo smistamento e al riciclaggio di queste ultime. Noi tendiamo a sensibilizzare le persone, ad aver cura dell'ambiente, non solo, quando sono stimolate da un qualcosa o punite, ma semplicemente per tutelare il nostro ambiente. Non ci riusciamo purtroppo e in nostro aiuto sono venute le tecnologie. In questo caso ci possono spiegare meglio i nostri partner, in quanto hanno macchinari veramente molto tecnologici, innovativi e stimolanti per il pubblico. Passo la parola al mio collega. Io rappresento Eurven, siamo una società di Treviso. Abbiamo nel tempo sviluppato delle tecnologie veramente innovative. Stiamo raccogliendo tante adesioni, tanti successi. Fatto sta che siamo partiti dall'Italia, stiamo esportando in Sud America, stiamo esportando in Arabia. Veramente stiamo raccogliendo grande successo. Perché? Perché motiviamo le persone a fare un gesto ecologico, perché molte volte non siamo abituati a pensare all'ambiente, al riciclo in maniera corretta e quindi attraverso le nostre tecnologie stimoliamo il processo di raccolta, in quanto attraverso le nostre macchine, conferendo bottiglie, lattine, flaconi detersivi, carta, imballi quindi a fine vita, riusciamo a dare un vantaggio al cittadino e all'utente della macchina che compie il gesto, al comune perché riesce a stimolare la raccolta differenziata e ad aumentare le percentuali di raccolta, alla municipalizzata per ridurre i costi di raccolta, in quanto presso le macchine troviamo dei materiali già puliti in un unico posto. Quindi, vediamo che il processo di cultura di installazione delle macchine si sta diffondendo, ne stiamo installando veramente tante, siamo presenti in Campania attraverso la LEM e attraverso partnership con la grande distribuzione, perché la macchina viene installata in molti supermercati dove il cittadino ha un vantaggio, un unico viaggio, tanti vantaggi. Vado nel supermercato ad acquistare, ad approvvigionarmi di quello che mi serve per vivere e allo stesso tempo trovo una risposta alla raccolta differenziata avendone un vantaggio. Quindi ricevo un coupon di spesa che posso rispendere all'interno del supermercato o nelle attività convenzionate radicate sul territorio. Quindi anche l'economia locale ne ha un vantaggio e la raccolta differenziata pure. Eleonora, questa raccolta dell'olio in Campania funziona? Funziona è un parolone. Ci sono alcune aree che sono già abituate a fare una raccolta dell'olio, a portarlo personalmente all'area ecologica dove poi viene smistato, però purtroppo non è molto sviluppata, non è molto conosciuta. Ci sono persone che ancora non sanno di questi servizi che noi offriamo a titolo gratuito, gratuito a livello comunale ma anche privato, quindi presso i condomini, però purtroppo non è ancora molto, molto conosciuta e molto attuata. Per questo ci stiamo molto affidando alle tecnologie, quindi questa partnership a noi sarà di grande vantaggio, perché possiamo fare un bel connubio tra il nostro principio di sensibilizzazione verso l'ambiente e verso un qualcosa che è dannoso non solo per l'ambiente ma anche per le nostre case principalmente, perché di solito si tende a sversare questi oli nelle tubature, il che è super dannoso, ma le loro tecnologie ci aiutano a stimolare le persone appunto con questi incentivi economici. Non più le persone potranno ricavare un beneficio economico come coupon o soldi reali tramite solo bottiglie o plastica, ma anche tramite appunto l'olio che potranno sversare in questi appositi macchinari e ricevere coupon da poter tranquillamente spendere dove meglio preferiscono. Quali sono le resistenze che incontrate, magari nei territori, nei comuni, affinché vengano installate le vostre macchine? Ma le resistenze ancora sono dovute al fatto che non si conosce bene, e questo spetta a noi, informare le pubbliche amministrazioni, nel contempo i comuni e le municipalizzate, di qual è il vantaggio che ha la macchina, perché comunque si va diciamo, a introdurre un nuovo concetto di raccolta differenziata. Adesso si pensa che la raccolta differenziata sia un po' andare a prendere il rifiuto, invece noi rivoluzioniamo il sistema, è il cittadino che ce lo porta. E
e quindi è anche un concetto diverso, quindi a molte volte si ha paura del diverso, bisogna capire anche le disponibilità, perché comunque ha un costo la tecnologia, di conseguenza bisogna capire come andare ad ammortizzare, come andare a risparmiare. Non è tanto un investimento, ma è anche un risparmio che si ha sulla raccolta differenziata. Penso che mano a mano che proseguiamo con lo sviluppare la tecnologia e andarla a proporre nel modo più corretto possibile, anche i comuni e le municipalizzate capiscano che effettivamente è un sistema che funziona. Ecco, quindi le resistenze sono un po' naturalmente dovute ai costi di introduzione di queste e anche al cambio di mentalità. Questi sono i due fattori che prevalentemente abbiamo affinato anche noi le varie proposte che andiamo a fare ai comuni, anche perché vengono sviluppati dei veri e propri progetti di raccolta differenziata. Non è più un sistema lasciato a se stesso, ma attraverso le partnership con società come l'EM vengono realizzati dei progetti in cui al comune stesso e alla pubblica amministrazione e anche alla società di raccolta si accompagnano in un processo di installazione macchine di radicalizzazione sul territorio.